Fantasmino, allora ragazzi, io ho terminato le pulizie, ho anche portato fuori Joy, mi sono fatta la doccia. Prima di portare fuori Joy mi sono truccata, nel senso che ho messo la BB cream, ma io quando arriva l'inverno mi posso mettere anche il cemento armato, ma bianca sono e bianca rimango. E questa sono io, non so mai se andare ad acquistarmi un fondotinta bello strong, ma poi non mi piaccio, quindi facciamo così che prendiamo una terra. Io prendo questa qui della NYX, la numero 03, il bronzer, e me ne do un pochettino sperando di riscaldare, sì dai, un po' il mio viso, a parte che ha un profumo. Allora, stamattina siamo a mercoledì, credo che abbiate visto delle clip di ieri, prima che io andassi al lavoro. Oggi sono a casa, quindi mi sto dedicando alle faccende di casa, ma adesso voglio andare dai miei genitori. Voi non ci crederete, ma io nell'ultimo periodo i miei genitori si può dire che non li sto vedendo più, perché molte, soprattutto su Instagram, si sono accorte che io sono meno presente, perché appunto o faccio una cosa o faccio l'altra, quindi sapete che per me YouTube è il social più vero, ve l'ho sempre detto, dal mio punto di vista, e poi ognuno ha le sue preferenze. Per me Instagram è molto, intanto utilizzo il correttore della Essence, è per carità molto bello, perché a me piace tantissimo, mi piacciono i reel soprattutto di profili stranieri, e però ecco, se ho poco tempo preferisco dedicarlo a YouTube, però anche Instagram assolutamente. Non lo abbandonerò, adesso mi prendo, vado un po' più con calma, forse ve ne siete accorte, cerco di ascoltare il mio corpo, perché ultimamente il mio corpo mi ha dato molti segnali, tra cui quello di, anche se mangio, di perdere peso, e questo è dato soprattutto dalle continue corse che io, come potete vedere, faccio. Però è la vita di tutti noi, di quasi tutti noi, e dobbiamo accettarla. Mi coloro un po' sempre con questo blush della NYX nella tonalità 07. Bisogna darne davvero poco, ragazze, perché sono ultra pigmentati, quindi proprio pucciare poco poco e dipingersi la faccia. Allora, stamattina vado di corsa dai miei, prima vado a fare benzina, altrimenti dai miei non ci arrivo. Vado dai miei, sto un po' lì con loro, vedo se hanno bisogno di qualcosa, e intanto che sono lì glielo faccio. Nel frattempo prendo una matita e prendo, ragazze, e perdo, no. Volevo mettere, ecco, questa qui della Catrice, nera, è simile a quella della Essence, però secondo me è ancora più nera e dura di più, dal mio punto di vista. Viene un euro in più, viene sui 2 euro invece di 1 euro e qualcosa. Non dovete tirare, ma io tiro, non ce la faccio, ragazzi. E poi volevo fare una sorpresa a mio marito, siccome abbiamo visto qualche giorno fa sempre su Instagram un reel di una tortina semplicissima con i cachi. Lui adora i cachi, proprio li ama. 3 cachi e 3 cucchiai di cacao. Io il cacao ce l'ho, mi mancano i cachi. Si frullano tutte assieme, si mettono in degli stampini, come poi in una pirofila, e si mette nel frigorifero, dopodiché diventa una tortina morbida, almeno sui reel. A casa Sabri non lo so, però diciamo che io la buona volontà gliela metto. Volevo fare una tortina di mele, ma alla fine ho detto vado a Eurospin, spero di trovare i cachi, li ho visti al Conad e la settimana scorsa, e quindi credo, anche perché è il frutto di stagione, credo di trovarli, così tanto è un dolcino che si fa in 5 minuti, magari lo facciamo insieme, vediamo cosa ne esce fuori. E quindi volevo fargli una sorpresa per stasera quando torno a casa dal lavoro,
E basta, poi ho già tirato fuori il macinato, voglio prendere anche le uova, spero di non dimenticarmele, perché ne ho prese due confezioni sabato, ma le ho quasi finite, perché stamattina mi sono fatta il pancake. E quindi ieri ho fatto le uova, penso che le abbiate visto. Poi stamattina ho utilizzato gli albumi per i pancake e quindi non ne ho più tantissimi. Allora, adesso metto un po' di olietto qui nei capelli. Utilizzo questo qui che ho preso in Grecia 2 anni fa. Anzi, ragazzi, se sapete dove si può trovare questa marca, se c'è in Italia, ditemelo e ve la consiglio perché è un olio pazzesco, a parte un profumo incredibile, un olio eccezionale sia per i capelli ma anche per il corpo. E io è da 2 anni che ce l'ho, proprio lo utilizzo di rado. Allora, una ragazza prima ho letto un commento che mi ha scritto: ma perché non ti tagli quel frangione, non ti sistemi i capelli? Ragazzi, allora, prima di tutto volevo sinceramente farmi allungare di nuovo il frangione, perché non riesco più a gestirlo come una volta. E naturalmente facendolo allungare, si deve allungare, cioè loro crescono e lui è così. Non ho ancora avuto tempo di andare dal parrucchiere perché volevo spuntarli un po', visto che, come vedete, le punte sono vuote, ma credo fortemente che lì farò pari e quindi dovrò tagliarne un bel po'. Sono certissima che dovrò tagliarne un bel po'. Voglio sinceramente spuntarli abbastanza perché è da maggio che non li taglio e niente, le punte, anche se io cerco di curarli, però le punte sono da tagliare. E vediamo un attimino, cerco di tagliare il minimo indispensabile e poi mi faccio mettere a posto la frangia proprio. Di solito lo sapete, no? Sono una persona che ama curare i capelli, ma ultimamente lavoro quelle 12-13 ore al giorno e quindi non ho il tempo. In più il mio parrucchiere è da solo, non ha aiutanti, cioè lui lava, taglia, asciuga, pulisce, lava, quindi se i tempi prima erano brevi, adesso ci sono ancora più brevi. Comunque vado a mettere questo lip oil della NYX, un po' più scurino. Adesso Joy, ah no, un po' più scurino. Io quando metto il rossetto, e questo è un lip, e mi piace parecchio. E poi mi do questo profumo, ragazzi, che ve lo straconsiglio. Si trova da acqua sapone, da attività, è buonissimo. È così, della Rose Rebel, è un dupe di qualche profumo costoso. Allora, ragazzi, io sono pronta. Adesso vado dai miei genitori e ci ragazzi, vediamo. sono arrivata a casa in questo momento, perdonatemi, ma sto perdendo la bretella che caldo, piove, ma fa un caldo del reggiseno. Allora, ho girato vari supermercati perché non trovavo i cachi, cioè c'erano, ma erano i cachi mela, mi sembra, quelli un po' più duri, un po' più aspri. E quindi niente, sono andata prima all'Eurospin, lì non li ho trovati, però ho preso delle cosucce e poi infine sono andata al Conad. Per me il Conad è una certezza. Comunque sono entrata in casa, c'è un profumino con questo profumatore, poi una luce, tutto pulito e niente, ho il reggiseno di un colore, una magliettina sotto di un colore. Io non sono una persona che ho reggiseno e slip abbinati, sono proprio così, una scappata di casa. Naturalmente c'è il mio bimbo con la pallina, perché Joy e le palline sono tutt'uno, vero amore mio? Ma quanto sei bello, amore della mia vita, quanto sei bello, amore della mia vita. Dopo giochiamo. Adesso faccio vedere alle dadi che cosa ha preso la mamma, ok? Va bene, per mangiare la pappa? Se smette di piovere andiamo a fare un giretto. Sempre se smette di piovere. Vero, amore mio? Comunque, vi faccio vedere che cosa ho preso da Eurospin.
Adesso mi si arrabbia perché... Sì, amore, adesso mamma fa vedere la papina in bisogno. Allora, ho preso un'altra confezione di insalata perché da me l'insalata va via come il pane. Parlando di pane, ho preso il pane perché l'abbiamo quasi terminato. Allora, ho preso degli arabi perché mia figlia Robby ultimamente si fanno dei panini, però sinceramente non volevo toccarlo con le mani. E poi ho preso questa pagnottina di segale che io andrò a tagliare e a congelare perché a me piace da impazzire. Poi ragazze, ho preso delle paste, due alla marmellata e una vuota per domani mattina, così facciamo colazione. Le ho viste, mi ispiravano e le ho prese. Poi ho preso delle uova, ma ho preso queste bio perché voglio fare appunto le polpette stasera e ho preferito prendere loro, ne ho presi due pacchi. Poi ho preso una confezione di cipolla surgelata, l'ho terminata e l'ho vista e l'ho ripresa per fortuna. E poi ho preso queste tre barrette perché il mio nutrizionista mi ha aumentato le proteine. Perché purtroppo la visita del mio nutrizionista, forse ve l'ho detta, non è andata benissimo e devo aumentare i muscoli e quindi mi ha detto guarda, quando sei al lavoro e devi farcela, devi riuscire a mangiare, a fare lo spuntino, prendi quelle con le proteine. Però lui mi aveva dato un altro nome che io ho preso, l'Enervit mi sembra, però ne avevo prese due, ne sono mangiata una ieri al lavoro e una se l'è mangiata mia figlia, quindi ho detto ero lì, ho preso queste qua al Eurospin. Poi eventualmente questo weekend quando andiamo a fare la spesa faccio un po' il giro. Nel frattempo metto lei e anche l'insalata via e poi vi faccio vedere due cosine che ho preso. Mettiamo l'insalata in ordine di scadenza. Vi faccio vedere cosa ho preso appunto al Conad invece. Comunque qui da Eurospin ho speso 14 euro. Sì, 14,60. E poi da al Conad ho preso l'oro. Qui. Che quasi quasi li faccio tutti perché la ricetta era 3 cachi e 3 cucchiai di cacao. Io faccio 4 cachi, così li finisco tutti, e 4 cucchiai di cacao, così viene anche un po' più grande. E poi ho preso le ricottine, visto che sabato quando siamo andate a fare la spesa me ne sono dimenticata e l'ho presa e le ho prese, e in totale qui ho speso 4,51 perché le ricottine erano in offerta. E metto via anche questo qui. Ah, che brutto sentire le sirene, che brutto sentire le sirene, che brutto, proprio brutto brutto. E basta ragazze, io ho già messo su l'asciugatrice perché la mia lavatrice aveva terminato il ciclo, così vado a mettere su un'altra lavatrice e poi voglio cambiare le fodere delle cuscine del divano. Perché avete visto prima, non lo so, non mi ricordo, che ho cambiato, le ho cambiate e le voglio mettere pulite. Metto quelle nuove che ho preso un po' di tempo fa da Pecco. Allora, mi accingo a fare queste cose, così metto su anche un'altra lavatrice. Vedo un bimbo della mamma, ma sei un bimbo siacco, un bimbo molto siacco, un bimbo velissimissimo che gioca sempre con la pallina. Io inizio a fare queste cosine qui, poi magari il dolcino, che è semplicissimo, lo facciamo insieme. Allora, ho lavato e pelato, qui c'è ancora un po' di buccia, naturalmente ho le mani pulite, i cachi. Adesso andrò a metterci dentro 4 cucchiai di cacao. Io ho il cacao amaro, penso che vada benissimo perché comunque i cachi sono belli dolci. E niente, li passo con il mio mini pinner che ho da tantissimi anni, questo qui della Silver Crest che presi anni e anni fa alla Lidl. Quindi vado a metterci 4 cucchiai e poi vediamo.
Eccola qua, ragazze. Allora, l'ho messa in questa pirofila perché non ho altro. Adesso la chiudo, la metto nel frigorifero, così dopo diventa bella densa e stasera faccio la sorpresina a Roby. Allora, finalmente sono riuscita, mamma mia che giornata, a mettere la fodera pulita. Questa qui l'avete vista che l'ho presa da Pecco, e niente, di qua ho messo lei perché riprende la copertina che sfrutta di solito Joy. Allora, ho appena ricevuto la terza telefonata dai miei genitori, perché prima vogliono una cosa, poi mi hanno chiesto se riporto all'Iper, perché mia mamma vuole vedere una cosa e in più mi ha detto mangiamo là. Io non avevo tanta intenzione di mangiare là perché non c'è niente che mi piaccia all'Iper, sinceramente. Voglio di mangiare la pizza? No, però so che se non ci vado si offendono, e quindi niente, li accompagno, poi mangio qualcosa al volo e torno a casa, anche perché ho da fare miliardi di cose. Per me stare ferma anche un paio di ore è troppo, però sono in una fase della mia vita dove ho bisogno di vivermi i miei genitori. Voi forse l'avete capito, e dire questo no, ho paura che in un futuro io mi possa pentire. Quindi vado, lascio da parte quello che devo fare, e tanto la tortina per mio marito gliel'ho fatta. Sapete che io sono una persona che cerco sempre di pensare prima agli altri e poi a me, e invece devo imparare a mettere da parte gli altri e pensare un po' a quali sono i miei bisogni in questo momento. In questo momento è quello di vivermi di più i miei genitori, quindi la casa cioè è a posto, non che cavolo ragazzi, la casa è a posto, devo preparare giusto la cena, quindi basta, mi devo fare la doccia con calma, con calma. Io ho sempre quest'ansia, questa cosa di fare, e ragazzi sto cercando di lavorarci sopra, però è davvero tanto difficile per chi è sempre stata così. Io sempre, per me è una corsa, che poi magari alle 3 ho già finito e non so cosa fare. Quindi niente, adesso mi sistemo un attimino, poi va al telefono qualche volta. Sì, eccomi ragazze, sentite in sottofondo il rumore della pioggia? Ecco, comunque, allora sono appena rientrata, abbiamo pranzato, vi ho fatto credo una clip, ma non più di tanto, lo sapete che non cerco di tutelare i miei, però su Instagram avete visto. E niente, abbiamo pranzato, è l'una. Io ho fatto due acquisti, non dovevo andare all'Iper, però ho preso due cose, proprio due sciocchezze. Sono andata da Casanova perché mi sono ricordata che mia figlia le si è rotta la borraccia dell'acqua e gliel'ho presa, e poi ho preso un'altra cosa che mi serviva, me ne ero dimenticata, ma l'ho vista e l'ho presa. E poi sono andata da Pepco, perché voi non ci crederai, sì, non ci crederete, ma ho, rispetto a tutti gli altri anni, forse invogliata da mio marito, una gran voglia che arrivi il Natale. Non so come mai, io negli ultimi anni non l'ho sentito, non lo desideravo, cioè non desideravo che arrivasse. Quest'anno non so come mai, al momento ho voglia, anche se è ancora in là, siamo comunque alla fine di ottobre, oggi ne abbiamo 23 mi sembra, quindi diciamo che tra un paio di settimane si entra proprio nel clou del Natale. E poi ci siamo detti mio marito che rispetto agli altri anni vogliamo iniziare prima a fare i regali. È anche vero che per quanto riguarda i miei nipoti e mia figlia, noi li facciamo i soldi, non stiamo più a girare a comprare regali. Invece le altre due nipotine da parte di mio marito sono ancora piccole. Una è grandina, l'altra piccolina, magari gli faremo i regali. Comunque, io mi sono già preso il caffè perché ne avevo bisogno. Vi faccio vedere che cosa ho preso da Casanova, tutto vivo bellissimo con quel musetto. Io spero che questo video non sia troppo lungo, altrimenti ragazzi ci sta ogni tanto fare due chiacchiere in più. Poi ci sono alcune che mi scrivono che vogliono dei video lunghi, altri corti, facciamo un po'. Allora, ho preso la borraccia a mia figlia con la foto del cane. Lei adora questo cane, questa razza qui, le fa
simpatia, tenerezza, e quindi quando l'ho vista gliel'ho presa. Naturalmente lascio il prezzo, poi ha detto la ragazza che se non dovesse andare bene, perché magari è piccola, però io mi ricordo che lei mi aveva chiesto proprio questa dimensione, con lo scontrino me la cambia. C'è, in foto c'era anche con il gatto arancione, però la borraccia era finita, se no le avrei preso quella. Comunque ho preso questa qui perché so che lei sicuramente le piacerà, e te le faccio una sorpresa anche a lei. Io adoro, lo sapete, fare le sorprese. Ieri le ho preso quella pennina, vabbè, una sciocchezza. Poi qui c'è l'acqua del pranzo di prima. Ho lo scontrino, così se non dovesse andare bene, la cambia, la cambia. Allora, Casanova, 14,90. E poi ho preso questo dell'olio, 7,90 l'olio, ed è qui. Perché, siccome sapete che io seguo un piano alimentare, ho un tot di olio da assumere durante la giornata, e con questo qui secondo me vado meglio perché è a spruzzo. Ma la cosa che mi è piaciuta di più è olio, un po' ti olio, un po' ti amo. Non so se riuscite a vederlo, carinissima, così a spray. E quindi riuscite a dosare bene la quantità di olio da assumere tutti i giorni. Questo. Poi sono passata da Pepco, però sono stata brava, ho speso solo 8 euro, infatti non so, per me la ragazza si è sbagliata. Comunque, vedete, da Pepco ho preso qualcosa di Natale perché c'erano un sacco di cosine di Natale. Allora, prima di tutto ho preso questa cornice a 2 euro perché voglio metterla nella mensolina del bagno. E l'ho presa di questo colore perché si abbina benissimo al mio top. C'era un po' più piccola, un po' più grande. Io ho preferito prenderla così. Naturalmente adesso cercherò una, diciamo, un disegno da farmi stampare da mio marito, diciamo, una, non mi viene il nome, in modo che la possa sostituire a questa figura, che naturalmente riguarda il bagno, perché questa qui non è che, questo disegno non è che può anche andare bene. Adesso al momento sarà così e la terrò così in bagno, poi quando ho un attimo cerco qualcosa e me lo faccio stampare da mio marito al lavoro. Ragazzi, vi faccio vedere come sta poi la cornice qui in bagno, e vi dirò che questo angolo mi piace tantissimo, infatti anche su Instagram sta piacendo moltissimo. E niente, è così, questa è una piantina vera, questo qui l'ho preso da Jusk, questo qui da Pepco, e questo qui sempre da Jusk, e anche queste ceste tutte da Jusk, tranne lei che l'ho presa da Pepco. Comunque al momento ci sta molto bene, mi piace. Poi ho preso, vediamo, vado a random perché la ragazza è stata carinissima, me le ha impacchettate tutte quante in questa carta. Allora, ho visto una candela, io poi sono una persona che amo le candele ma non le accendo mai, mi dimentico, e niente, mi è piaciuta perché c'era o così o rossa. Il profumo della candela è buonissimo, è dolce come profumazione, e questa qui l'ho pagata 1,80 euro. Molto carina. Poi ho preso, vediamo di non rompere niente, lei, quando ho visto lei, cioè, potete, cosa? Esatto, bravissime, bravissime, proprio lei, quando l'ho vista ho detto no, per la gioia di mio marito, quindi avete capito, l'ho presa, cioè, troppo bella. Nabichino, ed è una tazza, però guardate, con questo motivo, e all'interno è verde scura, e questa qui l'ho pagata 2 euro, cioè davvero poco, ma ditemi quanto è bella, è stupenda, è bellissima. Io odio quando dico sempre è stupenda. Vabbè. E poi infine ho preso lei, che andrò a sostituire alla zuccheriera che ho adesso, la terrò, diciamo, giusto nel periodo delle feste, quindi tutto dicembre e gennaio, metà gennaio, poi andrò a tirar fuori di nuovo la mia zuccheriera, però al momento la sostituirò con questa casetta, sempre in ceramica, che io dovrei già avere dall'anno passato, ma
è una casetta dove viene inserito all'interno, dove vengono inserite all'interno le candele, quelle piccoline. Tanto, cioè, Joy ha infilato la testa dentro la busta. Tieni, guardate che carina questa casetta. Quindi io pensavo appunto di... Ah, è vero, la ragazza me l'ha chiusa con lo scotch, è stata davvero carinissima. Di metterci lo zucchero all'interno, proprio per fare qualcosa di diverso. Naturalmente adesso lo andrò a lavare bene bene e vedete, guardate com'è carina. E secondo me come zuccheriera non è male. E lei costa 3 euro. Bimbo, cosa hai preso? Preso un po' di carta. In totale da Pepco ho speso la modica cifra di 8,95, quindi neanche tanto. Basta ragazze, adesso lavo qualche cosina, cioè lavo tutto in modo da mettere tutto a posto. Poi voglio farmi la doccia, voglio lavarmi i capelli, tanto già non lo porto fuori perché è diluvia, speriamo bene, speriamo davvero bene, è una roba assurda. E poi mi dedico alla cena. Voglio fare le polpette per i miei, invece per me voglio fare le frittelle che ho fatto l'altra sera. Per chi mi segue su Instagram ha visto, in poche parole vado a tritare a julienne le carote e la zucca. Sì, la zucca, anche la zucca si può fare, le zucchine le strizzo in modo che perdano tutta l'acqua, poi andrò a mettere, cioè le amalgamo insieme, carote e zucchine, poi andrò a metterci un po' di acqua e la farina, faccio delle piccole frittelline o se no si può fare tipo una base per la pizza e sopra vado a metterci il Philadelphia. Ragazze, sono buonissime, con un po' di pane sono buonissime. L'altro giorno l'ho fatto solo con le zucchine, invece stasera le voglio fare con le carote. Allora ragazze, ho tritato le zucchine e le ho tolto l'acqua in questo strofinaccio e poi ho tritato, cioè ho tagliato a julienne anche le carote. Adesso andrò a metterci dell'acqua e farina a sentimento, non ho una ricetta ragazze, in base a quanto assorbono la farina io butto l'acqua, ecco, e via dicendo. Allora, ho fatto le mie frittelline, naturalmente cotte nella pentola antiaderente, dopo sopra andrò a metterci del Philadelphia, un po' di rucola, cioè potete condirle come vi pare. Poi qui sto preparando le polpette, lì ho tagliato delle carote perché a me piace così, però le polpette le farò nel sugo perché ai miei piace proprio poi inzuppare il pane nel pomodoro. Basta. Io ragazzi vi mando un bacione, spero di avervi tenuto un po' di compagnia, veramente lo spero di tutto cuore, e noi se vorrete ci vedremo al prossimo video, sempre e solo, sempre e solo se farete le brave, perché se non fate le brave scherzo ragazze, vi voglio un mondo di bene, grazie ancora per tutti i commenti, grazie per l'affetto che mi date davvero, per la preoccupazione per la mia mamma dai, sta abbastanza bene e andiamo avanti giorno per giorno, e grazie perché avete visto che nell'ultimo periodo ho qualche pensiero per la testa, come vedete in uno degli ultimi video, al momento non posso dirvi nulla, niente di grave, spero solo di riuscire a prendere una decisione che devo assolutamente prendere nel giro di poco tempo. Però vi sento davvero vicino, vi sento più vicino a voi che magari persone che mi sono accanto proprio di persona. Vi voglio bene, fate le brave, al prossimo video, ciao amiche.